Allora, buongiorno a tutti, bentrovati e bentornati, perché questo è il primo appuntamento dopo l'estate e soprattutto dopo la conferenza internazionale che vedete bene disegnata sullo schermo, che è avvenuta all'inizio di ottobre. Abbiamo preso un minimo di intervallo da questi incontri mensili proprio per preparare al meglio la conferenza internazionale alla quale molti di voi hanno partecipato e della quale vi racconto qualche ricaduta, perché al di là dell'evento in sé mi sembrava utile dare anche un segnale a chi non ha potuto partecipare per qualche motivo, ma anche per sottolineare il fatto che gli eventi come quello che ci ha visti i protagonisti non sono solo degli eventi, cioè non sono solo degli appuntamenti che iniziano e finiscono nel giro di tre giorni, ma hanno una serie di ricadute importanti dal punto di vista pratico. Intanto vi posso dire con una certa, come dire, un certo orgoglio che si è trattato di una conferenza che ha avuto un grande successo, e questo non era proprio scontato, perché conferenze interdisciplinari che si basano sulla connessione di campi diversi non hanno generalmente grande fortuna, e quindi era una scommessa. Era la seconda edizione di questa conferenza, ma ci trovavamo anche in una situazione un po' complessa, perché nell'arco di 4 mesi di conferenze sugli stessi temi ce ne sono state ben 4 a livello internazionale, quindi noi eravamo in qualche modo in competizione con molti altri gruppi. Ce n'era stata una ad agosto, ce n'era stata un'altra ad agosto in California, un'altra a Londra a metà settembre, la nostra, c'era un'altra a Berlino, quindi c'era competizione. Cosa è successo? La prima questione è che, sperando che riesca a prendere il controllo dello schermo, dal punto di vista dei partecipanti abbiamo avuto una partecipazione notevole, ma anche con una partecipazione internazionale abbastanza cospicua, perché i paesi rappresentati erano ben 25, le persone che hanno potuto partecipare fisicamente alla conferenza dell'ospedale sono state una 70. Ma date un'occhiata alla mappa delle provenienze delle persone che invece sono arrivate apposta per partecipare alla conferenza, vedete che ci sono delle sorprese, perché noi abbiamo avuto partecipanti dall'Australia, dal Cile, dal Canada, dagli Stati Uniti, quindi l'evento ha rappresentato sicuramente un riferimento per una serie di attività che riguardano l'innovazione non solo per il nostro pubblico, ma per un pubblico internazionale vasto, e questo è importante poi per le ricadute che noi potremo avere. Poi datemi anche modo di ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi per il successo di questo congresso. Abbiamo avuto una serie di commenti che io non mi sarei mai aspettato. Questi sono alcuni dei commenti che noi abbiamo ricevuto dopo la conferenza, e non sono stati richiesti, giuro, sono arrivati spontaneamente. Però che qualcuno dicesse: ah, abbiamo visto una conferenza che non ci aspettavamo e grazie per aver dato una spinta al meccanismo dell'innovazione, questo non era affatto atteso. E vi dico un'altra cosa: alla fine della conferenza noi abbiamo pubblicato sul mio account personale di LinkedIn un post per la foto di chiusura, con una serie di ringraziamenti ad alcune persone, e sul mio account personale, che insomma non è proprio una cosa così, questo post è stato visto quasi 5.000 volte. Insomma, sono rimasto abbastanza sorpreso della risonanza che abbiamo avuto, che ci dice però una cosa importante, che gli eventi di questo genere evidentemente non sono comuni, perché noi abbiamo occupato uno spazio che probabilmente prima era completamente vuoto. Questa è una rilevazione importante. Ora, delle cose che noi abbiamo portato a casa, ve ne racconto alcune, perché poi se volete possiamo continuare a lungo, ma se dobbiamo sintetizzare. Vi ricordate che noi abbiamo presentato un manifesto, che è una serie di principi che noi vorremmo fossero considerati ed adottati nelle attività di innovazione, e che comprendono molto sinteticamente questi 10 punti. Qui sul tavolo voi trovate una stampa del manifesto, che volentieri vi distribuiamo, di modo che voi abbiate un'idea di che cosa c'è scritto dentro questo documento. Questo documento di principio, al di là della nostra volontà di passare, non solo è stato accolto a livello internazionale, ma l'International Society for Pediatric Innovation, che di cui facciamo parte, ha
deciso di incorporarla e di dare un endorsement a questo documento per tutta la rete che riguarda l'innovazione, che è una discreta soddisfazione. Vi posso dire che noi avevamo più volte fatto notare che mancava una sottolineatura, soprattutto della parte etica, di condivisione, della parte di comunicazione nel impianto della rete di innovazione. Questa è stata l'occasione per lanciare, diciamo, una proposta che è stata accolta in modo molto positivo, quindi questa sicuramente è una delle cose che portiamo a casa. Un'altra cosa che vorrei farvi vedere, ma non sono sicuro di essere, ma ve la racconto, diciamo che facciamo prima, è una collaborazione che ci è stata offerta dopo che c'è stata la presentazione del panel sulle attività 3D. Voi sapete, Luca è qui oggi, Luca Borro, voi sapete che pochi giorni fa nel nostro ospedale è stato effettuato un intervento chirurgico molto particolare, il primo della sua specie in Europa, che consisteva nell'impianto di uno splint in un bimbo con una broncosterosi altrimenti incurabile. Questa cosa per il momento va bene, però questa procedura, cioè la produzione dello splint, l'impianto dello splint, non era mai stata fatta prima. Questa notazione ha fatto addrizzare le antenne del gruppo di Atlanta, che ha un gruppo che si occupa esattamente di questi problemi e che ci ha chiesto di collaborare con loro. Georgia Tech è un polo tecnologico oltre che un polo clinico, e il vantaggio di questa collaborazione consiste nel fatto che, oltre alla competenza chirurgica, c'è alle spalle un patrimonio tecnologico che consente di fare ben diversamente da come Luca ha dovuto fare, perché noi non avevamo in casa gli strumenti per stampare questo tipo di dispositivi o per sterilizzarli, e abbiamo dovuto fare una serie di operazioni. Ecco, questo tipo di tecnologie potrebbe essere a supporto delle cose che facciamo anche noi, prima questione. Una delle cose che poi ci è stata proposta è una collaborazione con un'azienda californiana che si occupa di realtà virtuale. Questa è una foto presa da una delle loro demo in cui loro usano la realtà virtuale in una specie di cristallo tridimensionale per dare l'effetto tridimensionale. Però la cosa che loro ci hanno proposto riguarda un programma per la riabilitazione che si basa sulla realtà aumentata, che è una cosa estremamente raffinata, perché non solo è in grado di far giocare i bambini mentre fanno la riabilitazione, ma è in grado anche di misurarne i progressi. Allora, noi adesso aspettiamo di avere una proposta diretta, questo è un gruppo che lavoro anche con il Children's Hospital di Los Angeles, però noi entriamo in un gruppo che si occupa anche di queste attività. Un'altra cosa che ha fatto veramente scalpore, ma lo conoscevamo già, perché con Toronto noi abbiamo una collaborazione diretta. Voi sapete che il dottor Di Nardo si trova a Toronto, sta a Toronto per un anno proprio per cercare di stabilire una relazione solida tra il gruppo che si occupa di trapianto del polmone, che è la specialità di Schaff, e il nostro ospedale, con delle conseguenze che noi speriamo siano dirette. In due parole, il gruppo che si occupa di trapianto del polmone a Toronto usa una tecnologia per la rigenerazione degli organi ex vivo, quindi espiantati, in modo che il successo del reimpianto sia fortemente aumentato, e il gruppo di Schaff reclama un incremento dei successi del 25% per il trapianto del polmone, insomma una cosa quasi fantascientifica. In più, il gruppo di Toronto ha montato una rete organizzativa per il trapianto che è estremamente interessante, che potrebbe essere, speriamo, un modello anche per noi e che modifica radicalmente le cose che noi organizzativamente facciamo. Quindi questa è un'altra ricchezza che cerchiamo di corroborare, perché sia un patrimonio da portare al nostro interno. Un'altra voce, lo dico appunto per il gioco di parole, interessante è stata quella del Boston Children's Hospital. Boston ha una collaborazione diretta con i gruppi che si occupano di tecnologia vocale, e l'interfaccia vocale, questo è un dispositivo che si chiama Alexa, che è il dispositivo di Amazon che fa questo lavoro, è un'interfaccia che è assolutamente popolare e diventerà sempre più, e che il Boston Children's Hospital ha modificato perché sia a disposizione del paziente, che può
informazioni di servizio attraverso questa interfaccia, quindi molto più semplice che cercare sulla pagina web, e usa questa tecnologia vocale anche per il passaggio di consegne all'interno dei reparti. E un'altra cosa estremamente interessante, voi ricordate, per quelli di voi che lavorano in clinica, il delirio di quello che succede durante il passaggio di consegne, le cose che vanno scritte, i check che vanno fatti, questa è una cosa interessante. La terza questione interessante è che la tecnologia vocale consente di identificare un biomarker che noi abbiamo un po' trascurato. La voce è un marker, la voce è un biomarker, quindi è possibile che le modificazioni della voce, nel nostro caso del pianto e del bambino, possano denunciare una serie di anomalie patologiche che possono essere riconosciute. E questa è un'altra tecnologia sulla quale possiamo lavorare, Boston è contenta di lavorare con noi, e quindi questa è un'altra collaborazione che ci può interessare. Vi ricordate, noi avevamo parlato già di Helsinki, questo era l'ospedale di Helsinki, che è quel famoso ospedale che ha fatto una campagna di crowdfunding milionaria e che nel giro di pochi anni ha costruito un ospedale completamente nuovo. La ricchezza dell'ospedale di Helsinki e le cose che ci ha raccontato Pekka Ladebbe riguardano, oltre la modalità di finanziamento di un progetto del genere, anche l'analisi dei processi che è stata fatta all'interno dell'ospedale prima di imbarcarsi nella sua costruzione. I finlandesi, come tutti i nord europei, sono molto semplici, e questa è una lezione che noi forse dovremmo imparare, perché se alcuni processi anche di cura per noi indicano una serie di passaggi, uno sforzo per renderli più semplici sicuramente corrisponderebbe a un risparmio di costi, a un risparmio di tempo e a tutto vantaggio del bene del paziente e del bambino. E questo è un altro settore sul quale abbiamo puntato. Poi c'è stato tutto un pomeriggio dedicato ai pazienti e al loro contributo attivo. E voi sapete che questa associazione, che si chiama ICAN Research, è un'associazione che prevede la costruzione di gruppi di pazienti che fanno innovazione, e nel nostro caso sono bambini, e questi gruppi vi garantisco che hanno delle idee formidabili, perché sono ragazzini, perché sono bimbi semplicemente, e perché sono pazienti. Io alcune volte ho partecipato a questi eventi, sono rimasto assolutamente sorpreso dalla potenza delle idee che possono venire dal paziente, ma anche dal modello di cura che prevede una partecipazione vera di queste persone nel trovare le soluzioni. Questa è una cosa che anche noi proviamo a fare, ci discutiamo da tempo con il gruppo di Paolo Rossi, che ha una collaborazione diretta con ICAN e che speriamo di portare a casa a breve. Anche qui tralascio il collegamento al link, però vi devo dire un'altra cosa: un altro gruppo con cui siamo in contatto e con cui probabilmente applicheremo a un progetto inglese è questo Little Sparks Hospital. L'applicazione che loro vorrebbero provare in una ricerca clinica è un video di realtà aumentata, nel quale il bambino può visitare l'ospedale prima di entrarci. Immaginate un bimbo che deve entrare in sala operatoria e ha la possibilità di vedere le immagini vere dell'ospedale, con all'interno però degli avatar oppure dei pazienti che gli fanno vedere cosa succederà. Guarda che l'anestesista ti mette la mascherina, dove ti mette la cannula e così via. L'impatto di questo tipo di guide sull'ansia del bambino e sui tempi anche di addormentamento, devo fare la risonanza e così via, è l'oggetto delle ricerche che noi vorremmo condurre, e questa è una collaborazione che potrebbe essere applicata ai fondi per l'innovazione inglese. L'altra cosa che vi segnalo è che ce ne sono molte altre, ecco, però non ve le dico tutte, però noi in questo momento abbiamo assunto una posizione abbastanza interessante nella rete di tutti questi ospedali, e in sostanza possiamo contare sulla disponibilità di almeno 30 ospedali in tutto il mondo che si occupano di innovazione e che intanto sono felici di dare supporto, ma sono anche centri di eccellenza per quanto riguarda una serie di specialità cliniche. Quindi possiamo approfittare di questa porta per entrare in collaborazioni che per il momento non sono ancora definite. E vi dirò un'altra cosa, ci è stato offerto e noi saremmo in questo caso la prima
leggere, di partecipare a un programma di scambio che riguarda l'innovazione. Cioè, l'idea potrebbe essere di fare dei soggiorni brevi in ospedali diversi della rete per condividere le modalità con cui l'innovazione viene sviluppata e i prodotti che ne derivano. Questa è una discussione in fieri, però vi aggiorno progressivamente perché ci sembra particolarmente interessante. Finisco con due cose. Se vi ricordate, questa era una figura che noi più volte abbiamo definito e che in qualche modo sintetizza quello che vorremmo che l'innovazione combinasse all'interno di un ospedale. Noi siamo a caccia di problemi e tentiamo ogni volta di far emergere le necessità cliniche che derivano dalla routine, che vengono dalla routine clinica e che in qualche modo devono essere risolte e che non hanno una soluzione pronta, non hanno una soluzione che è disponibile sul mercato oppure non hanno una soluzione facile. Questo è il lavoro di chi fa l'innovazione in ospedale, cioè di cercare soluzioni con una serie di strumenti che sono la ricerca di possibili interlocutori esterni tra enti diversi che possono essere accademia, start-up, piccole e medie imprese e quant'altro, e la possibilità di pescare da discipline che non sono tipicamente mediche per trovare delle soluzioni che si possono adattare. Fatto questo, l'idea è quella di produrre qualche cosa che poi si mantenga nel tempo, perché quello che noi facciamo spesso è poi fare dei prodotti che rimangono nel nostro ospedale per qualche mese e dopodiché non vengono più mantenuti e quindi non abbiamo fatto un servizio positivo alla comunità in generale. E quindi è importante che questi prodotti arrivino sul mercato perché siano disponibili alla larga maggioranza dei pazienti che ne possono avere beneficio. E questa è una scommessa, perché qui ci vogliono competenze che noi, almeno io come pediatra, non ho. La parte che riguarda il business model, la parte regolatoria, sono tutte competenze che vanno integrate. E naturalmente tutto questo va sotto l'ombrello dell'etica, che come abbiamo detto all'inizio è una delle cose che spesso viene trascurata. Ultimo flash, oltre al fatto che per fare questa operazione ci vuole un ecosistema nel quale ci siano rappresentate tutte le componenti, pazienti compresi, noi vogliamo lavorare con loro, per esempio, e spero che nei prossimi giorni vi diamo qualche feedback anche sulle cose che stiamo riuscendo a fare, ma chiudo con un annuncio. Molti di voi lo sanno già, noi abbiamo, con l'aiuto dell'ufficio comunicazione, aperto una pagina web dedicata all'innovazione in lingua inglese, quindi internazionale, che speriamo possa aiutarci a non solo ad avere visibilità, quella non è una cosa di cui abbiamo bisogno, ma è un meccanismo con il quale noi cerchiamo di stabilire delle relazioni con entità che normalmente non parlano con noi. Per il momento voi trovate alcuni contributi che sono quelli tipici della conferenza. Su questa pagina web troverete i video della conferenza con le relazioni, il tempo di fare le correzioni dei prodotti, di metterli a disposizione, ma l'obiettivo è quello di avere un canale di comunicazione internazionale anche su questo tema. Ok, questo era quello che vi volevo dire. Ancora bentornati, mi fa piacere che oggi tra gli ospiti abbiamo anche qualcuno di Sapienza che diventa curiosa nei nostri confronti per quanto riguarda le attività di innovazione. Io vi chiedo se c'è qualche domanda, altrimenti passiamo a un altro dei prodotti di Shaping the Future of Pediatrics. Qualcuno di voi ha qualche domanda? Ok, allora se per voi va bene, dobbiamo passare a Carmen, che però non vedo più, ci penserei un po' più. Buongiorno a tutti. Ecco, Carmen, buongiorno. Allora, durante Shaping the Future of Pediatrics noi abbiamo fatto un pitch. Un pitch è un concorso che chiede, in questo caso le start-up, di trovare una soluzione inedita a un problema. Il problema che noi abbiamo proposto era ridurre l'ansia o il dolore del bambino che si trova in ospedale. Abbiamo fatto questo concorso. Nell'ultima parte della conferenza hanno presentato le loro proposte 5 start-up e noi abbiamo scelto un vincitore, il vincitore Limbics, di cui Carmen ci parla adesso. Questa applicazione non solo ha vinto un concorso, ma noi vogliamo che
questa applicazione venga adattata alle cose che facciamo in ospedale, e per questo motivo lavoreremo con Bimbix nei prossimi mesi per avere un prodotto su misura per i nostri bimbi. Ce ne parla Carmen. Prego Carmen. Buongiorno a tutti, grazie per averci qua. Cerco di fare la presentazione in italiano e se c'è qualche parola che non la so, se non vi dispiace la faccio oppure in italiano o in inglese. Grazie. Siamo un'azienda con sede a Palo Alto e ufficio internazionale a Barcellona. Abbiamo cominciato a fare, la nostra preoccupazione è stata tantissimo la salute mentale, perché il problema globale è altissimo e il nostro foco principale è la salute mentale degli adolescenti. Allora abbiamo cominciato a fare programmi di rete virtuale che quelli hanno, ci hanno dato l'opportunità di lavorare con grandi istituzioni di ricerca e abbiamo visto che evidentemente il nostro prodotto aiutava ad avere efficacia dentro del sistema medico. Questo ci ha aiutato a più elaborare su questi prodotti. Abbiamo collaborazioni con Stanford, Harvard, con la Mayo Clinic, entro altri. Abbiamo un dispositivo che è di grado medico, allora è stato adattato perché possa essere igienizzato tra usi in un intorno clinico, e si compone da una tablet che per il dottore funziona a modo di controllo remoto, e dopo il dispositivo visore per il paziente. E quello che vorremmo fare con voi, perché tutto quello che facciamo è validare i nostri programmi con evidenza scientifica e fare un programma a misura, come ha detto il dottor Tozzi, per ridurre l'ansietà nei pazienti, nei bambini dell'ospedale Bambino Gesù. Uno dei protocolli che abbiamo fatto a distanza, come esempio, è Single Session Growth Mindset Intervention for Adolescent Anxiety and Depression. Questo è stato un programma di 9 mesi che ha fatto la professoressa Jessica Schrader e il professor John Wise all'Università di Harvard, e noi abbiamo adattato questo e fatto un programma ad hoc in realtà virtuale. Siamo riusciti a dimostrare che i nostri programmi riducono lo stress, che sono piacevoli e le persone li consigliano. Siamo ormai in 18 paesi e abbiamo tutti i contenuti che abbiamo in questo momento in realtà virtuale. Abbiamo scelto 3 che pensiamo sono ottimi per un intorno per bambini, per pediatrici. Uno è un esercizio di respirazione. Allora vi invito a tutti a farlo prima di cominciare la mattina. Di respirare. Questo è uno degli esempi che utilizzeremo. Dopo uno più infantile, diciamo, con questa manta ray che cerca il plankton. Sembra che stai proprio nuotando quando hai il visore indossato. E dopo questo un po' più per i bambini, no? Che questa è la carne, inviare il pollen alle piccole bees, non so come bee in italiano. Abbi, grazie. Tutta questa ricerca ci ha portato anche a sviluppare una piattaforma per prescription digital therapeutics. Allora stiamo cercando di diventare una farmaceutica digitale e in questo momento stiamo passando la FDA compliance per il nostro primo prodotto, che è per depressione adolescente, che ora vi mostrerò. È un template in mobile che combina app mobile e realtà virtuale, e stiamo provando che effettivamente questo funziona e ci dà anche opzioni di migliorare il prodotto con machine learning e modelli di data. Questo è il development che abbiamo in questo momento
patologie che stiamo trattando e le università con le cui stiamo collaborando. La ragione di essere dell'Ufficio di Barcellona è di cercare partnerships oltre gli Stati Uniti per dimostrare che siamo una proposta globale che possiamo adattare non solo linguisticamente ma culturalmente ad ogni territorio dove vogliamo essere presenti. Ora stiamo lavorando su mobile app per digital therapeutics, stiamo facendo più contenuti e facendo che facendo prodotti che siano più facili anche per voi dottori che utilizzate i nostri prodotti di potete trasportare da una parte all'altra dall'ospedale e un po' spiegarvi perché pensiamo che siamo una buona proposta per il Bambino Gesù. Abbiamo lavorato ormai su 30 programmi, siamo molto molto concienziati perché il nostro fuoco è eradicare un po' una delle nostre missioni, è eradicare i problemi di salute mentale o aiutare a contribuire a ridurli. Allora, quello che è la privacy è una delle nostre cose più alte, no? Uno dei punti più alti. Ad esempio, sui kit di realtà virtuale non si prendono dati, lavoriamo già con altre istituzioni di ricerca, siamo già presenti in 18 paesi, il mese prossimo saremo già in 8 idiomi, georgiano è uno di loro, come in italiano siamo già presenti, abbiamo un distributore che è il presidente, è un'associazione che è uno dei partner, il presidente della scuola dei psicologi dell'Italia. E ora vi faccio vedere il prodotto che stiamo facendo vi faccio vedere Spark, che è il piccolo video che abbiamo fatto per introdurre questo prodotto, questo primo farmaceutico Prescription Digital Therapeutic per la depressione adolescenziale. C'è audio, Carmen, vabbè, tu sì, comunque leggiamo. Sì. Ok. Vabbè, la musica, la musica. Sì, c'è una musica di biblioteca di sfondo. No, grazie, soltanto volevo dirvi se qualcuno dei presenti vuole fare una dimostrazione online, la possiamo fare o vi possiamo mettere in contatto col nostro distributore in Italia, ma comunque il mio animo con voi non è vendervi kit ma fare della investigazione. Allora, non solo per quello che abbiamo vinto il concorso, ci piacerebbe anche poter fare dimostrare che Spark funziona oltre gli Stati Uniti, dove stiamo avendo buonissimi risultati. Grazie Carmen, no, non solo questo, ma ci sono una serie di buoni motivi perché noi stiamo parlando con voi. Una parte è che veramente il prodotto che voi ci avete presentato è molto interessante, ma è anche un esempio
digitale, che è un settore sul quale noi abbiamo alzato molto l'attenzione. Per quelli di voi che hanno, diciamo, una curiosità in questa direzione, giusto per ricordarvi che le terapie digitali sono un settore in vera esplosione, perché le aziende del farmaco hanno un po' capito che costruire un software è molto più semplice che sviluppare una molecola biologica o chimica. E se voi immaginate il percorso di un'applicazione come quella che ci ha fatto vedere Carmen, non potete escludere la necessità di fare delle prove così come si fa per i farmaci. In questo caso, nelle terapie digitali, il principio attivo è un software, non è più una molecola. Però bisogna fare tutto quello che si fa con le molecole. Quindi bisogna trovare le prove, bisogna trovare le evidenze per garantire che questo tipo di terapie funzionano, quindi sono efficaci e che sono sicure. E la parte veramente interessante di tutto questo percorso è che in generale le terapie digitali hanno un livello di sicurezza estremamente alto, semplicemente perché non ci sono interazioni chimiche e c'è stato un iniziale scetticismo sull'efficacia di queste terapie, fino a che qualcuno ha cominciato a far vedere i numeri, e anche in casi come la depressione, le terapie comportamentali e altre situazioni in cui la parte comportamentale è rilevante, ha dimostrato, questi risultati hanno dimostrato che invece le terapie digitali funzionano e come, e quindi c'è un interesse molto grande. Inutile dirvi che la parte pediatrica è importantissima e per questo ci stiamo sul pezzo. Mario, vuole fare una domanda? Arrivo al microfono. Sì, più della metà del team, tanto a Palo Alto, che qua abbiamo, sono PhD in scienze della salute mentale, e quello che abbiamo, il questionario standard che si sta utilizzando insieme ad altri è il PHQ-9, e l'aderenza precisamente in adolescenti è alta perché sono mobile first, allora per loro sta essendo più facile di fare la terapia. Anche per farlo più facile abbiamo sviluppato la soluzione in un modello cardboard, perché sia anche più economico e più assicurabile, possa arrivare a tutti quanti. E abbiamo anche alla fine è un esercizio di terapia cognitivo-conduttuale. E allora, a dipendere dalla risposta che il paziente dà, in questo caso il paziente adolescente, ci fa un trigger al dottore se ci fosse il rischio, diciamo, di voglia di finire la sua vita o di essere veramente a rischio. Il dottore riceve un allerta di quel paziente è in pericolo. Io penso che Mario volesse chiederti come avete fatto a disegnare lo scenario, per esempio, con la manta che nuota, il gioco dell'ape che deve impollinare, cioè come si fa a immaginare qual è lo scenario. E vi garantisco comunque che, visto in realtà virtuale, è tutta un'altra cosa, che qui avete visto delle immagini a scatti e così via. Sì, no, allora scusatemi se non ho capito bene la domanda. No, per quanto riguarda gli scenari che si creano, quello che facciamo è lavorare basandoci sulla guided imagery. So, non saprei in italiano l'espressione. Ce lo facciamo spiegare dai nostri neuropsichiatri che sono qui adesso.
sì. Ci basiamo sulla guided imagery, che è un modo di, è una metodologia per superare, cioè, penso che siamo, siamo okay. persi. No, la, arriva fuori all'aspetta che mentre arriva il microfono, volevo anche dire due parole sulla compliance, sul, che era l'altro tema che aveva sollevato Mario. Uno dei settori in cui le terapie digitali funzionano veramente bene è esattamente il miglioramento della compliance della terapia, ed è un altro dei motivi per cui noi siamo con gli occhi straaperti. Questo per esempio nella cura dell'ipertensione arteriosa, c'è un famoso clinical trial che fa vedere come un assistente virtuale che verifica la compliance modifica del 20%, 20-25% il successo della terapia. Floriana. Facciamo il gruppo di controllo, mettiamo un'altra meditazione, un altro esercizio, o semplicemente abbiamo anche contenuti di viaggi e mettiamo i contenuti di viaggio come una misura di, del gruppo di controllo, come effetto placebo in questo caso. Bene, se non ci sono altre domande passiamo oltre. Carmen, grazie molte, è stato veramente interessante, così non abbiamo, abbiamo allargato. Grazie per l'opportunità. Puoi stare con noi se vuoi, passiamo, rimane molto interessante. Passiamo a un tema completamente diverso, che è l'integrazione dei dati. Voi sapete che una delle, delle diciamo ossessioni che noi abbiamo da ricercatori, ma anche da medici, è quella di catturare tutti i dati che in qualche modo vengono intercettati durante la cura del paziente e utilizzarli per scopi di ricerca, ma anche per scopi pratici, per metterli a disposizione ancora una volta del paziente, perché i percorsi di cura siano più veloci, più fluidi e così via. Purtroppo quello che succede in qualunque ospedale, non solo nel nostro, è che bisogna districarsi tra tantissimi applicativi, si chiamano così, tante applicazioni diverse, che è difficile far parlare tra loro e quindi bisogna trovare delle soluzioni piuttosto creative poi per mettere insieme pezzi che apparentemente non sono collegati tra loro. Noi abbiamo conosciuto Health Catalyst per questo motivo e eravamo insieme a una conferenza sull'intelligenza artificiale in medicina e ci siamo incuriositi perché Health Catalyst propone un modello proprio per cercare di rimettere insieme i pezzi e metterli a disposizione dell'ospedale stesso. E per questo abbiamo chiesto a Marco Lotto di presentarci brevemente le funzioni di questo aggeggio e effettivamente come si potrebbe utilizzare. Marco. Vi ringrazio, sto condividendo lo schermo, ditemi se lo, se lo vedete. Perfetto, vediamo tutto. Benissimo. Allora, io sono Marco Lotto, sono il responsabile per l'Europa di Health Catalyst per lo sviluppo del business e per le partnership strategiche. Come diceva il dottor Tozzi, ci siamo incontrati a una conferenza dove si parlava di intelligenza artificiale applicata alla salute e quindi diciamo, è un tema che sicuramente interessa a voi come interessa la nostra azienda. Health Catalyst è un'azienda statunitense basata nel Utah, Salt Lake City, con oltre 800 dipendenti, che è stata quotata in borsa al Nasdaq quest'estate e che diciamo, si occupa di big data analytics in ambito sanitario. Health Catalyst, io qui vi ho riportato un titolo abbastanza nel senso come i big data, i big data possono migliorare gli outcome clinici e i costi della salute di 50 milioni di pazienti. Questo numero nasce da diciamo, il numero di pazienti che attualmente noi
500 ospedali con i quali lavoriamo, sono 500 ospedali e più di 5.000 cliniche e ambulatori. Lo scopo del Catalyst è fondamentalmente quello di migliorare la vita dei pazienti, migliorare la cura, l'outcome clinico e risparmiare i sistemi sanitari che con noi lavorano. Come vi dicevo, il Catalyst lavora con ospedali sia negli Stati Uniti sia in Europa. Abbiamo iniziato con Guy St. Thomas a Londra e ora stiamo facendo partire altre partnership con ospedali in tutti gli Stati, in tutta Europa e anche in Asia con diversi clienti, alcuni degli importanti ospedali, per esempio di Singapore, già lavorano con noi e nel resto dell'Asia. Il Catalyst fondamentalmente è una società che sviluppa un software, si chiama DOS. Questo software sta viene installato dall'ospedale o dal network di ospedale che lavora con noi sopra tutti quelli che sono i loro i software gestionali che già sono presenti nella struttura, quindi non andiamo a sostituire assolutamente nulla all'interno dell'ospedale, ma integriamo la nostra soluzione software che permette di prendere dati da qualsiasi fonte. Il Catalyst, come vedete da questa slide, con 150 milioni di pazienti nei 500 ospedali che abbiamo, 5.000 cliniche e ambulatori, abbiamo accesso a una base dati di oltre 44 trilioni di data point. Abbiamo un sacco di ospedali, potete vedere qui alcuni esempi di diverso tipo, dall'ospedale così locale che sono più sulla parte clinica all'ospedale di ricerca, da Masander, in giù, quindi qualsiasi tipo di ospedale. E il nostro approccio fondamentalmente è riassunto in questa slide, partendo dal basso, noi utilizziamo la nostra data platform, il nostro software, per integrare e organizzare i dati che sono disponibili all'interno dell'ospedale. Quando parlo di dati non parlo soltanto di ciò che potrebbe essere presente all'interno del fascicolo sanitario elettronico per capirci, ma i dati 360 gradi che descrivono il patient journey, quindi il viaggio del paziente nella sua patologia e non solo per la patologia chiaramente singola per il quale può passare per un ospedale, per una clinica in un momento, ma proprio tutta la sua storia clinica nel momento in cui possiamo avere accesso ai dati e di tutti gli anni precedenti. Noi integriamo dati che vanno dal dato clinico, genetico, molecolare, biochimico, al dato di imaging, al dato legato alla parte dei farmaci, all'utilizzo dei farmaci, alle terapie che vengono applicate al paziente, fino alla parte meno medica, che riguarda invece magari i costi, la gestione del personale, la soddisfazione del paziente, delle terapie e quant'altro. Quindi la nostra soluzione permette di integrare qualsiasi tipo di dato, proprio perché il valore aggiunto che noi portiamo è la consulenza e l'analisi di dati across tutta, nell'arco di tutto quanto il percorso clinico del paziente, sia la parte clinica, sia la parte finanziaria, la parte di terapia. E una volta che noi abbiamo appunto collezionato i dati da tutte queste fonti, il secondo step è quello di analizzare i dati usando applicativi specifici. Quindi sono applicativi che sono per esempio stati studiati per integrare la parte genomica con la parte clinica, altri applicativi sono stati studiati per integrare la parte finanziaria con quella della terapia e quant'altro. Quindi questo è il nostro lavoro. E come vi dicevo prima, il Catalyst ha oltre 800 dipendenti che sono divisi in circa la metà di data scientist che appunto studiano i dati, cercano di capire quali sono quali sono i parametri che possono essere migliorati. Dall'altro lato abbiamo un team divisi tra medici e scienziati che conoscono molto bene chiaramente tutte quante le specialità e sviluppano una strategia che aiuti l'ospedale, il sistema sanitario a ottimizzare quelli che sono i processi proprio a parte di operation. Il terzo step per questo che descrivevo, quindi l'expertise dei nostri data scientist che hanno accetto con i medici, gli scienziati che lavorano con noi, che sono tutti quanti esperti di settori diversi della medicina, scrivendo queste soluzioni. E poi alla fine appunto l'implementazione all'interno della struttura sanitaria che viene fatta in concerto con l'ospedale stesso, con il primario, con il dipartimento specifico per quella patologia, con il gruppo di OS che si occupano della parte di del paziente e tutti assieme facciamo in modo una ricetta che noi suggeriamo per il miglioramento, una volta, dell'outcome clinico in primis,
ottimizzazione dei costi venga effettivamente implementata in una maniera molto pratica e molto diciamo fattuale. Oltre a questo, il Catalyst dal 2019 ha anche attivato la divisione Life Science, che permette appunto di attivare tutta una serie di partnership con aziende che vanno dalle aziende farmaceutiche alle aziende biotech fino alle aziende terapeutiche di cui abbiamo parlato poco fa, e poi la persona che ha presentato prima di me è assolutamente un esempio di successo per fare in modo che tutti questi attori possano avere tutte quelle informazioni che gli servono per sviluppare nuove terapie e nuove soluzioni migliori e che possono appunto implementarle poi nelle strutture ospedaliere. Ciò che noi facciamo è anche, per esempio, insieme alle aziende di digital therapeutic, intelligenza artificiale applicata alla sanità, le aziende biotech, le aziende farmaceutiche, quello che facciamo è anche aiutarvi a individuare i centri di eccellenza come vostro che hanno pazienti specifici, per esempio da noi di clinica trial, e quindi li aiutiamo a integrare come la necessità della struttura sanitaria nel trovare nuove terapie innovative da testare sui pazienti, li mettiamo in contatto e aiutiamo con questo approccio. Parlavo prima dei dati che noi utilizziamo, l'EHR in inglese è Joint Health Record, quindi fondamentalmente il corrispettivo del nostro ciclo sanitario regionale, che sentirei di dire anche se adesso il Ministero dell'Innovazione sta lavorando per cercare di farne uno nazionale, in realtà costituisce solo l'8% dei dati che noi abbiamo, l'altro 92% sta al di fuori del suo ciclo sanitario elettronico, e quindi diciamo sta in tutta quella pagina di dati di cui parlavo prima, la parte finanziaria, la parte di gestione del personale, della gestione della terapia, i farmaci e quant'altro. E noi integriamo tutto questo. Giusto per farvi capire che ci sono alcuni esempi di, diciamo, di fonti di dati che noi abbiamo accesso, che poi analizziamo, e giusto per farvi capire, chiaramente lavorando con più di 500 ospedali, più di 5.000 cliniche, siamo trovati di fronte a una miriade di sistemi operativi, di software, di formati diversi. Questi sono più di 300 e tutti questi 300 li abbiamo integrati all'interno del nostro sistema operativo senza nessun problema. Lavoriamo dal Giappone alla Singapore, alla Cina, agli Stati Uniti e all'Europa, quindi anche la lingua non è assolutamente un problema, neanche i carteri, diciamo, a cui noi siamo abituati, e appunto il nostro sistema permette di integrare all'interno di una sola piattaforma tutti i dati che possono essere interessanti da analizzare. E, diciamo, non avevamo di fronte come poi portarvi un esempio molto pratico di quello che facciamo, giusto per farvi capire cosa effettivamente fa il Catalyst e perché lavoriamo con tutti questi ospedali e perché ci hanno dato la loro fiducia. E qui vi riporto un esempio specifico per il problema dei malati di sepsi, i malati che appunto vanno incontro a sepsi, e in particolare un progetto che abbiamo fatto con Alina Health, che è un sistema sanitario negli Stati Uniti, che diciamo ha un totale di 12 ospedali, 90 tra cliniche ambulatorie, e ha 1,5 milioni di pazienti ricoverati, circa 5 milioni di pazienti che passano per le loro diciamo, strutture ospedaliere o ambulatoriali nell'arco dell'anno. E Alina Health è uno dei nostri clienti con cui abbiamo fatto decine e decine di progetti, e abbiamo fondamentalmente fatto un progetto per cercare di ottimizzare e migliorare quello che è la loro gestione e l'outcome clinico, oltre che il costo legato a dei pazienti che vanno incontro a sepsi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato i dati per identificare variabilità all'interno di un paziente di sepsi, e abbiamo aiutato il team di medici, infermieri, specialisti ad analizzare e identificare quelli che sono i pazienti che poi effettivamente andranno incontro ai piani di sepsi, se è che addirittura poi porta a morte. E quello che abbiamo cercato di fare nella prossima slide, vi farò vedere i risultati, abbiamo cercato di migliorare l'identificazione appunto dei pazienti prima che arrivino al punto di non ritorno e di migliorare quella che è poi quelli che sono poi i protocolli di cura di questi pazienti. Abbiamo implementato questo, diciamo, questa ricetta che abbiamo sviluppato, che abbiamo suggerito ad Alina Health. E i risultati che abbiamo ottenuto, tutti i risultati, non li misuriamo noi, ma li misura il cliente stesso. E in
questo caso particolare, per questo specifico progetto, ed è uno dei centinaia di esempi di progetti che ne abbiamo e che sono trasparentemente descritti, disponibili nel nostro sito, in una sezione che viene chiamata Success Stories. Potete tranquillamente andare su healthcatalyst.com e trovate una sezione proprio, definita Success Stories. Per questo tipo di progetto, nell'ambito di questi 12 ospedali, abbiamo ottenuto quelli che sono i pazienti affetti da sepsis, riduzione di circa il 20% della mortalità, una 10% di riduzione dell'ospedalizzazione, quindi dei giorni in cui, nel tempo in cui il paziente sta in ospedale, e invece per i casi più severi di sepsi abbiamo addirittura portato una diminuzione del 30% della mortalità e del 19% della durata del periodo in cui il paziente sta in ospedale. Oltre a questo, non meno importante, sicuramente anche questo è importante per chi deve prendere decisioni su quelle che sono le strategie per il proprio sistema sanitario, è anche capire che tutto questo ha portato a un risparmio molto notevole in termini di costi. E quindi diciamo che alla fine si riduce circa il 30% in più di paziente, utilizzando appunto quello che è il riconoscimento iniziale del paziente che poi andrà in controsepsi. Come vi dicevo prima, nel nostro sito non ho tempo di portarvi altri esempi, per un'invitazione insomma che abbiamo del mio speech oggi, ma nel nostro sito trovate veramente più di 220 esempi di queste success stories identificate e filtrabili per tipologia di patologia, che chiaramente potreste focalizzarvi su quella che è la vostra area di expertise, e c'è proprio un esempio spiegando qual era il problema, come l'abbiamo risolto nella pratica e quali sono stati poi i risultati in termini di vite salvate, miglioramenti della cura del paziente e milioni di dollari vengono restituiti di costi che abbiamo aiutato i nostri clienti a risparmiare. Chiudo con questa slide per focalizzarmi invece un po' sulla parte meno ospedaliera, più diciamo legata alle life science, quindi alle aziende che con noi poi collaborano e che noi aiutiamo ad arrivare alla clinica e a portare prodotti, terapie innovative e migliori nella clinica. Quello che noi facciamo appunto, come vi dicevo prima, collaboriamo con aziende farmaceutiche, praticamente tutte le più grandi, potete basta pensare, sono tutti i nostri clienti, lo stanno diventando, stiamo già studiando dei progetti con loro, aziende therapeutiche, centri di ricerca, centri che sviluppano medical devices per gli ospedali, per i pazienti, e aziende che si occupano di artificial intelligence. Per queste facciamo diverse cose, tra cui appunto trial design e ottimizzazione tramite real-world data analysis, value-based pricing, quindi aiutiamo a capire qual è il prezzo giusto per un farmaco, per una risorsa therapeutica, per una nuova molecola, e questo sicuramente va a beneficio dei pazienti e delle aziende che poi devono investire per la ricerca e sviluppo. E aiutiamo a vedere quelli che sono appunto i big data dei pazienti per diciamo, trovare nuovi ed efficaci strumenti di cura. E abbiamo tutta una sezione dedicata alla precision medicine e clinical omics, quindi noi ci occupiamo di genomica e di integrazione di dati genomici con i dati clinici e appunto tutto quello che è digital health e progetti collaborativi specifici per certe patologie. Vi ringrazio e sono disponibile per domande. Ottimo, grazie Marco. Io ho due domande proprio flash, perché tu ci hai fatto un quadro in cui se io diciamo potessi ti direi va bene, domani allora tu per favore mi costruisci un sistema che mi consente di prevenire le sepsi nei bambini della terapia intensiva. Poi però ci sono un paio di questioni abbastanza delicate. La prima è il trasferimento dei dati. Tu parli spesso degli Stati Uniti, però tu sai bene che in Europa la faccenda è un po' più delicata e GDPR ci impone di fare una serie di passaggi che sono veramente difficili. Noi quando cerchiamo poi di utilizzare i dati per scopi diversi, soprattutto quando devono uscire dall'ospedale, è insomma una partita veramente complessa. Quindi come fate a risolvere questo problema? La seconda questione è che noi in qualche modo questo sogno ce l'abbiamo sempre, quello di utilizzare i dati, e per questo motivo per esempio nel nostro ospedale è stato acquisito un sistema che è un repository
grande calderone mettiamo un po' tutto e che teoricamente dovrebbe essere un oggetto attraverso il quale noi possiamo fare delle estrazioni. Qual è il vantaggio invece di utilizzare le vostre tecnologie in questi casi? Detto questo, poi tu sai bene l'interesse di questa chiacchierata, anche che voi avete sottolineato una faccenda che parlare di real world evidence, cioè noi di questa cosa qui parliamo sempre, poi nessuno lo fa, tutti i dati che sono dentro gli archivi che nascosti degli ospedali e che poi non si riescono mai a spremere e ad utilizzare. E poi ho un'ultima domanda su NASH, però questa poi te la faccio dopo perché NASH è una delle nostre aree di interesse. Scusami, vai. Allora, diciamo, per quanto riguarda la questione di privacy, i dati, diciamo che AdCatalyst chiaramente è compliant a tutte quelle che sono le normative in tutti i paesi in cui operiamo, quindi per l'Europa, il GDPR, per gli Stati Uniti e Asia hanno le loro regole, chiaramente che anche lì sono molto stringenti. In Europa noi già lavoriamo, in Asia già lavoriamo, negli Stati Uniti abbiamo oltre 100 ospedali che lavorano con noi, quindi diciamo che è un problema di scoprire come sono molto bene, abbiamo un team dedicato solo a questo. Non è detto che il dato debba uscire dall'ospedale, nel senso che i nostri esperti, i nostri analisti possono anche lavorare in loco, possono lavorare su server locali, oltre che su cloud, sicuri che comunque servono sicuri in ogni caso, possono lavorare su dati identificati o dati identificati. Quindi vi assicuro che lavorando con tutti questi clienti, il problema privacy è forse il primo problema che tutti quanti portano sul tavolo, è un problema che abbiamo risolto in ogni semestre, ogni colore, quindi è sicuramente qualcosa che si riesce a risolvere e sì, è semplicemente è una delle complicazioni che fanno parte del lavoro che noi facciamo, ma è una cosa che per me è assolutamente normale, abbiamo trovato veramente per ogni cliente, per ogni ospedale, per ogni network di ospedali, la soluzione che faceva nel loro caso specifico, nel caso della loro regione, della loro nazione, quindi questo assolutamente mi sento veramente di tranquillizzarmi sul fatto che una soluzione si trova e queste cose possono essere fatte, non è che possono che non possono essere fatte. La estrema razio è comunque quella di avere i nostri analisti fisicamente, quindi nell'ospedale e questo viene fatto. Quindi diciamo, questa è l'estrema razio, ci sono molte altre soluzioni assolutamente che non mettono a repentaglio la privacy dei pazienti e la proprietà dei dati in nessun modo. Vi faccio dico un'altra cosa sempre riguardo a questo argomento rispetto ad altre aziende che facendo quello che facciamo noi, perché diciamo che su questa cosa specifica siamo un'azienda abbastanza unica, ma aziende che comunque si occupano di diciamo, collaborare nell'analisi dei dati e in ambito sanitario, molte di queste prendono il dato e in qualche modo dove possono cercano di rivenderlo ad altre aziende. E AdCatalyst per una questione proprio di etica, di decisione della società, anche quando abbiamo fatto l'IPO, l'offerta pubblica di acquisto, siamo entrati, diciamo, sono stati votati al Nasdaq, uno dei principi etici che abbiamo detto rimarranno sempre e comunque è quello che noi, anche qualora ne avessimo la possibilità, avessimo l'utilizzazione, non venderemo mai i dati, non è il nostro, non è il tipo di business che mi interessa e mai ci interesserà, ed è stato proprio diciamo, chiarito in modo perentorio anche in quell'occasione. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, tu mi parlavi appunto di quelle che erano le possibili collaborazioni e come portare poi efficacemente un progetto come quello della sepsi nella pratica clinica, come abbiamo fatto con gli ospedali e la sepsi, mi ripeto, sono centinaia, unicamente disponibili, mi esorto ad andare al nostro sito e a focalizzarvi su quella che è la vostra area di expertise e identificare quello che vi interessa e andare a vedere un po' di success stories in quel campo, cosa abbiamo fatto. Fondamentalmente il nostro lavoro è un lavoro molto pratico, come vi dicevo prima, i data scientist sono diciamo, gli esperti che guardano i dati, vedono l'integrazione dei dati dalle diverse data sources, dalle diverse fonti di dati e poi assieme ai medici, assieme agli specialisti, assieme diciamo, ai nostri scienziati prendono quella che è il baseline, quindi dovrebbero essere le pratiche cliniche ottimali e assieme al team che è sull'ospedale, quindi sto parlando di medici, sto parlando di host, quindi di tutti gli infermieri, tutti quelli degli attori che appunto nell'ospedale poi concretamente fanno le cose, decidono quali sono diciamo, i protocolli sanitari che vengono implementati nella singola struttura, assieme a loro studiamo quello che è il processo da implementare in quello o in quei specifici ospedali.
credetemi che non sono un ospedale di provincia con poca esperienza, con poca visione rispetto al, diciamo, a quella che dovrebbe essere il best practices, ma lavoriamo anche veramente con centri di eccellenza che sono primi al mondo nel loro, nei loro, nei loro ambiti. E allora questo poi lo rivediamo. Ci sono domande da parte del pubblico? Qualche curiosità? Allora, l'ultimo flash è Nash. Che fate voi su Nash, che è una delle nostre aree di interesse? Adesso siamo coinvolti in, diciamo, in un progetto internazionale con diversi settori e molti dei nostri degli ospedali, anche di ricerca, stanno appunto sviluppando nuove terapie, nuovi protocolli e stanno andando a cercare proprio dei dati che vadano a suggerire nuove terapie, nuove sai che noi siamo molto forti su questo terreno, quindi toccherà che ci metto in contatto con il gruppo che si occupa. Contatto con il nostro team che si occupa di Nash e il responsabile di Medical Affairs che assolutamente si potrà confrontare con voi e sarei molto felice di riuscire ad avere anche il vostro gruppo nel progetto dell'iniziativa. Vedi, questa era in attesa questa cosa. Bene, grazie ancora Marco, grazie per la serenità che mi ci costringeranno a pensare e poi ci risentiremo per capire quanti di queste cose praticamente si possono fare, quali sono i tempi di realizzazione e poi vedremo un po' cosa si può fare. Grazie ancora, allora adesso passiamo all'ultima parte che è una presentazione classica e tradizionale e c'è sempre Nicola Bellozzi che è sempre forse c'è qualcuno che deve abbassare il volume e Nicola invece ci racconta quali sono le opportunità di finanziamento all'orizzonte che possiamo considerare per le attività di ricerca ma anche ovviamente di innovazione. Prego Nicola. Grazie dell'invito. Grazie Alberto per l'invito, l'ultima call, nel senso di ultime chiamate, ultimi bandi pubblicati, ma anche l'ultima chiamata, perché come sapete siamo alla fine di un ciclo di programmazione comunitaria, quindi sta finendo Horizon 2020 e è già delineato il prossimo framework comunitario che si chiamerà Horizon Europe, che avrà molto probabilmente salvo sul quasi l'ultimo minuto una dotazione finanziaria di 100 miliardi di euro che lo renderà il più grande e ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre. L'approvazione del nuovo programma quadro dovrebbe essere la probabilità dei primi mesi del 2020 con i prossimi piani di lavoro pubblicati a fine anno 2020. Questo significa che probabilmente tra il 2020 e il 2021 ci sarà un vuoto dei bandi di ricerca. Questo è successo anche nel passaggio tra il settimo programma quadro Horizon, ma credo che sia importante appunto definire questi ultimi bandi come ultima chiamata, nel senso che probabilmente come ministro per un po' di questi programmi non ci saranno aree per cui applicare. Questa è la struttura che possibilmente dovrebbe essere approvata per Horizon Europe, simile a quella del programma quadro che si stanno
spalle, però questi 100 miliardi consentiranno di finanziare molto di più la ricerca di base, quindi il primo pilastro, la ricerca sulle sfide della società europea, quindi la salute, la sicurezza, e ho sentito cultura, ma in realtà ho sbagliato con il nostro cambio di health, quindi il primo tema, che è quello che interessa a noi, ok? Ci sarà, in questo credo che interessa molto a questa ricerca, un pilastro completamente dedicato all'innovazione, quindi ricerca di base, ricerca applicata a tematiche socio-economiche, ma anche un pilastro dedicato all'innovazione. Per quello che riguarda invece le call di Horizon, hanno pubblicato il nuovo programma salute, sono circa 20 topic di cui vi risparmio la lettura, li ho già presentati e sono ovviamente dominio e sono disegnati intorno alle 7 priorità di questo piano di lavoro, quindi la medicina personalizzata, che è un po' il driver principale della ricerca europea in tema salute, un tema dedicato alla integrazione tra ricerca di interesse industriale e ricerca medica, un tema dedicato alle malattie infettive e alla salute globale, quindi un tema aperto alla sicurezza nazionale, anche compreso il sviluppo. Un tema di ricerca sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, un tema di ricerca sull'integrazione tra l'ambiente e la salute e il benessere, e tutta una parte di digital health che insomma è stato oggetto oggi di svariate presentazioni. La scadenza per tutti questi 20 topic è il 7 aprile del 2020, e ripeto, più o meno gli argomenti in cui questi topic sono organizzati sono quelli che abbiamo stato prima, quindi la link di tutti, ok, sono quasi tutte attività più interessanti, sono tutti i progetti di ricerca e sviluppo, quelli classificati come RIA, che sta per Research and Innovation Action, ma ci sono anche alcuni CSA, cioè di coordinamento di supporto, che non sono, vediamo, programmi di progetti di ricerca, ma sono finanziamenti per attività di networking, di capacity building e di definizione dello stato dell'arte. Gli ultimi due topic su cui richiamo un po' l'attenzione sono applicazioni di intelligenza artificiale alla genomica, alla medicina personalizzata e intelligenza artificiale applicata alle immagini digitali. Troviamo fuori dal piano di lavoro salute, ma all'interno del piano di lavoro ICT, che è un'altra delle tematiche di Horizon 2020, un altro topic interessante che si chiama intelligenza artificiale per lo smart hospital del futuro, anche questo oggetto di alcuni colloqui, alcuni interessi da parte del nostro ospedale. La scadenza per questo topic è il 22 aprile del 2020. Sempre in Horizon 2020, ma nel tema della nanomedicina e dello sviluppo di nuovi materiali, ci sono due topic che potrebbero essere interessanti per un ospedale come il nostro. Uno si chiama Biological Scale for Full Tissue Generation and Repair e un altro che si chiama Next Generation Organ on Chip. In questo caso la scadenza non è nel 2020, ma è a dicembre 2019, però la buona notizia è che è vero che il tempo è molto minore, ma sono progetti in due stage, cioè cosa significa? Che se abbiamo una full application in Horizon 2020, vengono chieste circa 70 pagine complete, in questo caso a dicembre, quello che viene chiesto è una sorta di lettera di intenti di solo 7 pagine, quindi ripeto, il tempo è minore, ma anche lo sforzo che è richiesto in fase di presentazione è decisamente minore. Questo per quanto riguarda Horizon. Per quanto riguarda altre iniziative europee invece, che non sono di Horizon, ma per le quali potete applicare sempre che sia con lo stesso criterio, quindi con consorzi di ricerca europei, ci sono i bandi IMI, cioè quel partnership tra la Commissione europea e le industrie farmaceutiche, le Big Pharma, che congiuntamente, diciamo così, hanno messo a disposizione un po' di risorse per finanziare temi di ricerca. Non ci sono bandi aperti, ma sappiamo già che ci sarà una call per il nuovo, per il 2020, che si organizzerà intorno a queste priorità. Sono temi indicativi, però insomma, sono generalmente affidabili, quindi vedete, sono le neuroscienze, le malattie infettive, i big data, il digital health, l'oncologia, in questo caso è un focus su oncologia e microbioma, e le terapie avanzate. Nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, probabilmente riusciremo a darvi un dettaglio maggiore di quelli che sono i temi in corso di sviluppo. Sottolineo che IMI è una di quelle
risorse finanziarie in cui ultimamente l'ospedale sta partecipando parecchio, e con un rischio di successo che ritiene nella DOC, anche se sembrano progetti molto grandi e difficilmente avvicinabili. Ci sono, come al solito, in autunno si confidano la programmazione dei bandi che erano intuiti in programmi, in questo caso sono bandi europei, ma partecipati non da tutti i paesi dell'Unione Europea, ma soltanto da quei paesi che cofinanziano queste iniziative. Questo significa, ad esempio, che il Ministero della Salute italiano ha puntato soldi su alcune iniziative a cui noi, come IRCS, abbiamo diritto di partecipare. Uno si chiama Joint Programming a Healthy Life for a Healthy Life, è un trasferimento intuito di quello di cui si parla del rapporto tra dieta e stili di vita e salute umana. In questo caso sappiamo che all'inizio del 2020 dovrebbe essere pubblicate due call, una, la seconda è diretta agli anziani, quindi non si interessa, ma la prima invece si parla di obesità e sovrappeso nei primi anni di vita, quindi questo è un aspetto, una linea argomenti che interessa molto i clinici e i ricercatori di questo ospedale. Anche di questo abbiamo un titolo, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane avremo un dettaglio maggiore. Così come sappiamo che tanti di questi internet sono in fase di pubblicazione, ad esempio c'è un programma sulle malattie rare, di questo si ha un focus delle aree aperte e se siete interessati possiamo poi parlarne, la cola è attesa per dicembre 2020, il joint programming sulla resistenza antimicrobica, anche questo, le call sono attese per gennaio 2020, l'ERANET sulla medicina personalizzata, anche questo gennaio 2020, poi ancora l'ERANET sulle malattie cardiovascolari, l'ERANET sulla system medicine, e ora Nanomed, la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della nanomedicina, in cui il collega ricercatore di questo gruppo ha recentemente vinto un coordinamento. Dai, successo, insomma, Andrea Masotti ha appena vinto un coordinamento, insomma, Nanomed, siamo molto contenti. Gerard sulle neuroscienze, che si chiama Neuron, e questo, diciamo, esaurisce più o meno il panorama delle ricerche europee. Andando invece oltre oceano, quindi parlando di quelli che sono i bandi del National Institute of Health, noi insistiamo molto perché vi faccio vedere questa slide che è stata presentata da Sonia Martin alle giornate scientifiche, la seconda appuntamento di giornate scientifiche. Questo è il totale dei finanziamenti da grant in corso dell'ospedale, sono 20 milioni. Come vedete, quelli che i finanziatori che la fanno di padrone sono la Commissione Europea, il Ministero della Salute e ARICMA. Quello che è in crescita nell'ultimo anno sono questi 900.000 euro da bandi dell'NIH, quindi noi abbiamo cominciato